Ciao, sono Dario di Turbolab.it e in questo video vedremo insieme come acquistare criptovalute alternative a Bitcoin su Binance.com, un nuovo exchange che permette di trattare ARK, IOTA, NIO o MiseGo e tutte le migliori alt per guadagnare nel 2018-2019. Iniziamo chiedendo che acquistare criptovalute alternative non è esattamente facile come acquistare Bitcoin, Ethereum o Litecoin. Infatti, mentre per le criptovalute principali abbiamo a disposizione l'ottimo Coinbase che ci permette di addebitare direttamente quello che vogliamo comprare su carta di credito oppure conto corrente, per comprare le criptovalute alternative dobbiamo rivolgerci appunto a un exchange come Binance.com. Il problema è che in questo caso non è possibile comprare quello che vogliamo e addebitarlo su carta di credito. Dobbiamo infatti seguire un percorso un pochino più tortuoso. In particolare dobbiamo prima registrarci a Coinbase, acquistare lì le criptovalute principali che ci interessano come Ethereum e Bitcoin. Dopodiché dobbiamo trasferirle sul nostro conto Binance e da lì convertirle nella criptovaluta che vogliamo ottenere. La cosa veramente è molto macchinosa, però alla fine si ottengono buoni risultati. Per prima cosa apri questo link, lo trovi anche nei commenti. Come vedi c'è un codice di referral che mi permette di ottenere una piccola commissione quando qualcuno si registra a Binance. Dopodiché clicca sul link register in alto a destra e immetti il tuo indirizzo email. Dopodiché scegli una password di accesso al servizio e mi raccomando che sia molto robusta e usala solo per questo specifico servizio. Trascina verso destra l'indicatore per rilevare il codice CAPTCHA, eccolo qua, vediamo se mi dà qualcosa di intellegibile, questo va bene. Digitiamolo e una volta che l'abbiamo scritto clicchiamo su Submit. A questo punto clicca sulla casella Agree per accettare i termini e condizioni del servizio e completiamo la registrazione con Register. Ci viene segnalato quindi che ci è stata mandata un'email con un link di attivazione da cliccare. Apriamo dunque la nostra casella email e dovremo ritrovare là il messaggio mandatoci da Binance. Clicchiamo sul link Verify Email, eccolo qua, per verificare che effettivamente l'indirizzo email sia corretto. Benissimo, a questo punto l'account è attivo, possiamo cliccare su Login ed inserire l'indirizzo email e la password che abbiamo scelto in precedenza. Trasciniamo l'indicatore ed eseguiamo nuovamente login, di nuovo con questo maledetto CAPTCHA. Vediamo se riesco a scriverlo bene al primo colpo. Ok, bene, login. Perfetto. Ora non siamo ancora dentro perché bisogna scegliere il metodo per l'autenticazione a due fattori. Ci viene detto che è facoltativo, ma in realtà non lo è. Scegliamo quindi l'app Authenticator di Google e installiamola sul telefono da Google Play Store oppure dall'App Store per quanto riguarda iOS. Una volta che avete terminato l'installazione di Google Authenticator sullo smartphone, prendiamolo, apriamo l'app e inquadriamo con il mirino che si vede a schermo il QR code, cioè il codice che è visualizzato sul sito di Binance sul PC. Questo crea automaticamente un account per Binance.com dentro l'app Google Authenticator. Torniamo quindi al sito di Binance e forniamo sia la password, che abbiamo scelto su Binance nel momento della registrazione, sia il codice usa e getta che ci fornisce l'app sul telefono. Una volta che siamo entrati nel sito, la prima cosa da fare è disabilitare l'opzione Use BNB to Pay Fees, è una criptovaluta propria di Binance che permette insomma di pagare le commissioni. Controlliamo che effettivamente sia disabilitata e qui abbiamo finito. Bene, ora clicchiamo Funds, Deposit and Withdrawals dalla barra in alto per visualizzare tutti i nostri borsellini virtuali. Controlliamo bene che la casella di controllo Hide Zero Balances sia disabilitata e cerchiamo ETH per visualizzare il nostro borsellino Ethereum. Ok? Clicchiamo quindi su Deposit e copiamo l'indirizzo che ci viene fornito, è quello del nostro borsellino virtuale. A questo punto su Binance dobbiamo prendere una piccola pausa perché, come dicevamo in apertura, dobbiamo spostarci su Coinbase per acquistare dell'Ethereum che andiamo poi a trasferire all'indirizzo del borsellino virtuale che abbiamo appena visto. Se ancora non avete un account di Coinbase è il momento giusto quindi per fermarvi di visualizzare questo video, cercare l'altro video di cui trovate il link collegamento qua sotto nella descrizione e svolgere tutta la procedura per accreditarvi su Coinbase. Dopodiché, una volta che avrete finito, tornate qui e andate avanti con il resto della guida.
eseguiamo quindi login a Coinbase, passiamo da acquisti e vendi, scegliamo Ethereum e scegliamo l'importo da trasferire a Binance, quindi l'importo della quantità di Ethereum che vogliamo acquistare per poi spostarla sull'altro account. Ecco qua, completiamo la procedura. Io in questo momento sto facendo un acquisto con addebito su carta di credito. Va bene, procediamo. Bene, ne ho comprati 0,25 unità. Torno quindi alla dashboard e passo su conti. L'accredito è immediato, quindi posso subito fare invia e poi inserire l'indirizzo del mio borsellino Ethereum che abbiamo su Coinbase. Bene, prendo l'indirizzo, torno di là e lo incollo nel campo dedicato di Coinbase. Faccio invia massimo perché comunque ho circa quei 25 Ethereum, 0,25 Ethereum che ho appena comprato e posso continuare con il trasferimento. Mi chiede l'autenticazione. Io in questo momento ho l'app di autenticazione anche per Coinbase, quindi la recupero dal telefono e vado a inserire il codice che mi è arrivato. Confermo e viene avviato effettivamente il trasferimento al portafoglio di Binance. Torniamo ora su Binance e clicchiamo Funds History per tenere sott'occhio la transazione. Ok? In questo caso sono già arrivati i nostri 25 circa 0,25 Ethereum che ci siamo mandati da Coinbase. Torniamo su Deposit and Withdrawals. Ok, cerchiamo anche qui il simbolo ETH per verificare effettivamente se tutto total balance 0,24,9, esatto, 0,25 circa, che ci sia tutto quanto. Ora che abbiamo caricato l'Ethereum sul nostro portafoglio, possiamo finalmente acquistare la criptovaluta alternativa che desideravamo fin dall'inizio. Clicchiamo quindi ETH Markets dalla home page e digitiamo il simbolo della criptovaluta alternativa che vogliamo comprare: OMG, NIO, ARK, IOTA e tutte le altre. Clicchiamo quindi sulla riga che ci viene mostrata come risultato e ci ritroviamo nella pagina di trading. Questa schermata è pensata per gli investitori professionisti e quindi può sembrare un pochino complicata, però a noi quello che interessa è cliccare su Market, quindi 100%, e Buy per comprare la criptovaluta che abbiamo scelto. In caso ci venga risposto che non abbiamo abbastanza fondi, abbassiamo un pochino il numero di unità che vogliamo ad acquistare. Soffermiamoci ancora un attimo sulla parte di acquisto perché è un pochino il cuore di tutta la guida. Quindi abbiamo detto che dalla schermata di trading clicchiamo sulla linguetta Market nella sezione di sinistra, quindi la sezione Buy. Dopodiché clicchiamo su 100% subito sotto per caricare, diciamo, trasformare tutto il nostro Ethereum caricato nel borsellino nella valuta che vogliamo acquistare. Dopodiché clicchiamo Buy. Appunto, come abbiamo detto, se per caso ci viene dato un errore, dobbiamo manualmente abbassare il numero di unità di valuta, di criptovaluta alternativa che poi vogliamo andare ad acquistare. Se siete riusciti ad arrivare fino a qui senza impazzire, complimenti! Spero davvero che ne sia valsa la pena. In questo momento siete detentori della criptovaluta alternativa che avete scelto. Per verificarlo, cliccate su Funds, Deposit and Withdrawals di nuovo. Inserite il simbolo della criptovaluta che avete appena acquistato e dovreste trovare il bilancio congruente con il numero di unità che avete acquistato. A questo punto ricordate che lasciare la criptovaluta sugli exchange e sui servizi di cambio come appunto Binance non è mai una buona idea. È nettamente meglio trasferirli su un wallet locale, quindi su un portafoglio che voi custodite sul vostro PC. Trovatene quindi uno compatibile con la criptovaluta che avete appena acquistato e withdrawals per appunto spostare da una parte all'altra in modo da togliere tutti i vostri averi dal servizio di exchange e custodirli gelosamente in locale. Bene, da ZaniTurbola.it è tutto, vi saluto con l'augurio che la vostra criptovaluta che avete appena acquistato decolli di valore e vi renda ricchissimi. Vi ricordo che per qualsiasi domanda o per la guida passo passo testuale trovate nella descrizione qui sotto il link al nostro articolo su Turbola.it. Ci vediamo lì, ciao! No, lo Zanecoin è andato a zero.